Dopo le prime due giornate di campionato, è già tempo di bilanci, almeno sul piano delle cifre degli abbonamenti sottoscritti per la stagione 2017-2018. Nella speciale classifica di B si piazzano tra le prime Cesena, Parma, Foggia e Bari che hanno superato abbondantemente quota 8.000 e addirittura i Romagnoli hanno sfondato, con 15 tessere in più, quota 9.000. Risultato sorprendente se pensiamo che in queste quattro ci sono due neopromosse e il Bari che ha un bacino d'utenza sicuramente è più vasto di quello Cesenate. La quinta piazza ad avvicinarsi alle 6.000 sottoscrizioni è il Perugia, seguito a breve distanza dal Pescara. Risultati deludenti per Frosinone, Ascoli e Salernitana, che hanno solo avvicinato le 4.000 tessere. Sopra a quota 3.000 Cremonese ed Empoli. Sotto questa soglia Palermo, Avellino e Cittadella. Avellino, che però non ha chiuso, anzi ha prorogato la campagna, come molte altre cadette. Ternana, Venezia e Provercelli invece sono sotto la soglia delle 2000 tessere. Pessimi risultati per Entella e Carpi, che sono abbondantemente sotto i 1000 abbonamenti. Manca il Brescia di Cellino, che per quest'anno non ha avviato la campagna di rinnovo tessere. Questi risultati, non certo entusiasmanti, per buona parte delle cadette, sono dovuti all'inadeguatezza degli impianti sportivi, spesso fatiscenti e lontani dal modello inglese tanto agognato. Il Frosinone ha aperto la strada con il nuovissimo Benito Stirpe, nato sulle ceneri del Matusa, che però non ha sortito certamente gli effetti sperati, almeno in termini di numeri.